Sono dispiaciuta che i miei colleghi stiano commettendo quello che io ritengo il classico errore della vecchia politica, che entra in questo consiglio regionale dicendo delle cose e poi, quando è il momento di sedersi su questi scranni, sta già dicendone delle altre. Mi dispiace, ma state sbagliando tanto. State commettendo un errore che tradisce alla prima seduta del consiglio regionale il voto dei cittadini che ci hanno permesso di sedere qui. Un errore che quindi, per quello che ho potuto conoscere di voi dal 2015, non vi rappresenta. La vicepresidenza del Consiglio regionale in questo caso non diventa un ruolo di garanzia, ma è un ruolo della maggioranza. Il Movimento 5 Stelle in Puglia si è posto come alternativa netta sia alla coalizione di centrodestra guidata da Raffaele Fitto che a quella di centrosinistra guidata da Michele Emiliano. Chi è andato a votare e a scrivere il nome della nostra candidata presidente, dei nostri candidati consiglieri e a crociare il simbolo del Movimento 5 Stelle e della lista civica associata è andato a farlo perfettamente consapevole di quel messaggio. Agli oltre 200.000 cittadini che ci hanno votati voglio dire che se potessi restituirvi i voti di cui ci avete onorato e che in questo momento la scelta dei miei colleghi sta disonorando, lo farei immediatamente. Spero che comunque non perdiate la fiducia, che una politica diversa esiste e spero di continuare a dimostrarvelo anche con il mio stesso esempio. Perdonatemi, ce la farò. È l'unico strumento che ho. Che quindi continuate a votare, partecipare attivamente. Grazie della vostra pazienza. Io sono stata tenuta all'oscuro delle ultime riunioni. I miei colleghi si sono negati negli ultimi giorni al telefono e ai messaggi, salvo informarmi delle loro decisioni appena ieri sera in toni cordiali. Messaggi con cui chiedevo una riunione per decidere insieme come ottenere per il Movimento 5 Stelle e per loro dei ruoli di garanzia che spettano alle opposizioni. E mentre si negavano, incontravano Michele Emiliano, invece di fare riunione con me, l'hanno fatta con lui. E davanti a lui e con lui hanno deciso, su timida proposta di Marco Galante, approvazione di Cristian Casili e silenzio assenso di Grazia Di Bari e Rosa Barone, di fare questo primo passo verso la maggioranza, con la nomina di Cristian Casili.